Si è inaugurato oggi l'evento fieristico pugliese per eccellenza che coinvolge ogni anno tutto il Mezzogiorno d'Italia, la Fiera del Levante, edizione 2010. Sul palco, ad aprire le danze, tra gli altri, il governatore della Puglia Nichi Vendola e il ministro Raffaele Fitto, delegato per l'occasione a fare le veci del presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Sicuro e appassionato l'intervento del presidente Vendola, che ancora una volta raccolta un sud che vuole custodire le proprie ricchezze, che chiede un destino sociale e produttivo, un sud che ha smesso di tacere. Una sorta di maledizione lombrosiana ha colpito la nostra terra, risucchiandola nel cono d'ombra dei pregiudizi, degli stereotipi e delle cattive generalizzazioni. E il sud è stato troppo a lungo silente, ostaggio della demagogia nordista, raccontato come fenomenologia del parassitismo e delle mafie, percepito come un voto a perdere o come una palla al piede. Noi, fortunatamente, non abbiamo reagito replicando contro il Nord lo stesso copione. Non siamo diventati sudisti, anche perché quel settentrione lo amiamo. Lo abbiamo costruito un po' anche noi con la fatica dei nostri emigranti. Ne subiamo il fascino. Lo viviamo come l'altra parte di noi stessi. E quando lassù arrestano un direttore di ASL per 'ndrangheta o scambiano una sacca di sangue uccidendo un paziente, noi non diamo giudizi tuonanti e generali generici, non buttiamo tutto e tutti nella discarica dei pregiudizi, non diciamo che il Nord è l'inferno. Vorremmo avere anche noi il diritto di essere criticati quando sbagliamo, ma incoraggiati quando abbiamo talento, quando inventiamo frammenti di mondo nuovo, quando costruiamo pagine di bellezza e di legalità. Fermo e deciso a seguire il discorso del ministro Fitto, il quale ha asserito che ingenti sono state le risorse destinate al Sud negli ultimi anni. Non è responsabile, continua il ministro, chiedere nuove risorse, è necessario piuttosto ripensare gli indirizzi con cui le risorse sono state fino ad ora programmate. Non sono qui per parlare delle pene del Sud, perché allora dovrei parlare anche dei suoi diritti, dei diritti del Sud, nel Sud e contro il Sud. Ma non c'è tempo per polemiche di carattere spicciolo che non ci farebbero compiere passi in avanti. Sono convinto che lo sforzo culturale. Sono convinto che lo sforzo di tutti siamo chiamati sia quello, sulla scorta del mondo già detto e già scritto, di occuparci del qui e ora, del Mezzogiorno e del Paese nelle condizioni attuali. Dobbiamo concentrarci sulla crescita e sull'aumento della produttività per competere nell'economia globale e conquistare nuovi spazi nei mercati mondiali. Non è responsabile chiedere ulteriori risorse. È necessario ripensare profondamente gli indirizzi con cui le risorse finanziarie sono state fino ad ora programmate. Non è una polemica fra governo e regioni, non è una responsabilità di questo o di quel livello istituzionale. L'auspicio è che l'intero livello istituzionale comprenda sulla base dei risultati le problematiche esistenti oggi e si metta intorno a un tavolo per lavorare e modificare il modello di ostacoli di una parte. Meno demagogia dunque e più responsabilità, meno localismo e più visione di sistema, meno interventi a pioggia e più concentrazione su grandi questioni strategiche, meno burocrazia e più efficienza orientata ai risultati. Il prossimo anno celebreremo, come è stato ricordato, i 150 anni dell'unità del nostro paese. Unità politica, ma non ancora economica, perché siamo ancora un paese duale che non deve diventare un paese diviso. Su questa strada potremo, io mi auguro, percorrere insieme grandi distanze. Se a farlo saremo liberi da fardelli ideologici. Con questo auspicio dichiaro aperta la 74esima edizione della Fiera. Più voci e più auspici aprono così la 74esima edizione di una fiera che accoglierà oltre 800 espositori e oltre 40 paesi esteri. Prima di procedere con il taglio del nastro del primo padiglione, il presidente Vendola e il ministro Fitto rilasciano le primissime interviste. In tutto il mio discorso ho dimostrato qual è lo spirito di leale collaborazione con chi ha inteso, diciamo, avere un atteggiamento di collaborazione con la Regione Puglia.
Noi in Puglia abbiamo inventato il progetto di diritti a scuola, che oggi viene vantato dalla ministra Gelmini, ma usato come un alibi, diciamo, per nascondere i tagli pesantissimi che vengono inflitti alla scuola pubblica e all'università. Io trovo stupefacente dire che nel futuro è fondamentale finanziare la ricerca, l'innovazione, la formazione e l'università nel momento in cui si spara alla nuca degli atenei, della scuola pubblica, dei sistemi culturali e si tagliano in maniera significativa i finanziamenti all'innovazione. Che cos'è? È una specie, diciamo, di modo per scambiare la realtà con la propaganda, ma questo modello, il berlusconismo, mi pare che ha finito di far proseliti. Il governo ha davanti a sé un programma chiaro, il piano per il Sud è uno dei temi centrali del rilancio dell'azione di governo, è uno dei punti che il presidente Berlusconi ha indicato come caratterizzante dell'azione dello stesso governo. Oggi abbiamo indicato i punti fondamentali sui quali si strutturerà questo piano. Il nostro obiettivo è quello di lavorare in sintonia con tutti i livelli istituzionali. Mi auguro che possa essere colto positivamente questo. L'analisi, la diagnosi sulle distorsioni e gli aspetti negativi del Mezzogiorno è sotto gli occhi di tutti. Quindi penso che sia importante cercare di lavorare insieme sugli 8 punti delineati per dare una politica certa al Mezzogiorno e modificare una condizione di difficoltà che oggettivamente c'è. Federalismo fiscale e piano per il Sud sono i due aspetti fondamentali, perché l'obiettivo è quello di avere classi dirigenti responsabili che migliorino la qualità della spesa pubblica e che contemporaneamente a tutto ciò siano nelle condizioni di affrontare le grandi questioni e i grandi nodi che sono stati oggi delineati.